È stata una settimana più serena, come è normale che sia, dopo aver raggiunto finalmente la prima vittoria, che come vi dissi qualche giorno fa, insomma, era un peso che stavamo cominciando ad accusare, come è normale che fosse. La squadra ha continuato a lavorare però sulla falsariga di come ha sempre lavorato, quindi c'era chiaramente più facce rilassate, ma allo stesso tempo c'era grandissima concentrazione, motivazione, voglia per continuare a fare il nostro percorso e per preparare al meglio la sfida di Pistoia. Sicuramente siamo carichi e motivati per provare a fare un'altra prestazione, per cercare di raggiungere un risultato positivo. È una partita difficile, è una partita dove loro fanno grande densità centrale. Hanno il play che conosco benissimo perché era con me a Caserta l'anno scorso e quindi so quanto equilibrio e quanta qualità riesce a dare ad una squadra, mi riferisco a Santoro. Ha mezzali pericolosissime in inserimenti e davanti è un attacco che secondo me è veramente importante per la categoria. Gli spazi da attaccare sono spazi completamente diversi rispetto a quello che abbiamo trovato dopo il 25esimo del primo tempo in poi contro la Viterbese, e noi dobbiamo essere bravi soprattutto a giocare in maniera veloce per uscire da quella densità centrale che, se ci dovessero rubare palla, potrebbero essere veramente fastidiosi e pericolosi nei nostri confronti.